Benvenuti a Rai Parlamento Magazine. Lavori in corso in Commissione Attività Produttive della Camera. Sono arrivate due proposte di legge per rendere più accessibile ed inclusivo il turismo per le persone con disabilità. Tra le altre cose è previsto un fondo per adeguare le strutture ricettive e progetti di formazione nelle scuole. Nella nostra inchiesta le voci dei più fragili. L'indifferenza fa male, dice chi ogni giorno ha a che fare con la propria disabilità. Bisognerebbe sensibilizzare di più l'opinione pubblica. Carla Macrellino. Poche persone ti aiutano, purtroppo. O veniamo compatiti o veniamo vesti un po' come oggetto di scherno, di ribrezzo. Giulia e Sabina hanno 20 anni, non vedono, sorridono alla vita e non si tirano indietro di fronte alle sfide. Eccola! Sì! Anche quando bisogna arrampicarsi, per sport, a decine di metri di altezza. No! Il rischio non è un problema. A ferirle, raccontano, è l'indifferenza delle persone, di chi si rifiuta di aiutarle. Ti guardano, tu stai là, la persona ti passa davanti, tu manco te ne accorgi, e quella ti fissa, tu stai in difficoltà, quindi tu chiedi, però quella persona può darsi che ti passa davanti e neanche ti aiuta, purtroppo. Qual è il modo migliore per aiutarmi? Parlare. Si è sul bordo di un marciapiede, ci si avvicina con delicatezza e si chiede, signore, scusi, vuole attraversare? E questi gesti sono bellissimi perché sono semplici, non costano nulla, ma sono di grande importanza umana proprio per la comunicazione tra le persone e l'attenzione degli uni verso gli altri. Questa vita tu vuoi viverla. Attenzione che non c'è nei piccoli gesti quotidiani verso chi non vede e quindi fiancheggia i muri per avere una guida sicura nel cammino, ma si scontra con i mezzi in sosta dove non dovrebbero essere. Buche, bidoni e persino sacchi con bottiglie di vetro. Percorsi tattili a terra quasi sempre occupati da moto e motorini. Eppure sono quasi 13 milioni le persone con disabilità in Italia, più di 3 milioni in condizioni gravi, secondo l'Osservatorio Nazionale della Salute, in gran parte anziani e spesso soli. A loro sono dedicate due proposte di legge in esame in commissione alla Camera per rendere il turismo accessibile e inclusivo in tutte le attività culturali e ricreative, sport compreso. L'obiettivo dei provvedimenti è abbattere le barriere architettoniche e sensoriali, garantire la fruibilità di teatri, siti archeologici, parchi, musei. Previsto un fondo di 20 milioni di euro l'anno per adeguare le strutture ricettive, mentre le persone con disabilità avranno un rimborso del 30% delle spese sostenute per acquistare pacchetti o servizi turistici tramite credito d'imposta. Su questo però le associazioni di categoria ascoltate in Parlamento chiedono modifiche. La nostra soluzione è quella di creare una sorta di, diciamo così, credito in fattura, nel senso che potrebbe essere un'imposta o un importo che può essere portato come scontistica nei confronti delle persone con disabilità. Ne parliamo con il presidente della commissione, legge alla mano. Il tema dei bonus è un tema delicato perché sappiamo che i crediti d'imposta non riescono a essere usufruiti da tutti e qui sarebbe in qualche modo una penalizzazione per ciò che riguarda l'inclusione. Quindi potrebbe essere uno sconto in fattura o un'altra formula? Sì, un'altra forma di beneficio per favorire appunto il turismo inclusivo. Per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti un aspetto è basilare. La formazione, cioè il personale che opera in queste strutture che deve sapere quali sono gli elementi fondamentali di impatto con le persone con disabilità. La legge prevede che nelle scuole alberghiere si introduca un argomento specifico sulla disabilità, però dobbiamo lavorare anche sul personale già in servizio. I parlamentari accolgono l'invito ad ampliare i testi di legge sulla preparazione professionale. Puntare molto sulla formazione di chi già lavora nel settore di turismo, ma anche di chi appunto sta studiando queste materie nelle scuole e nelle università e utilizzare anche le nuove tecnologie. Pensiamo alla mobilità, pensiamo ai musei, pensiamo ai teatri, pensiamo agli hotel. Ben arrivato. Salve. Ben arrivato. Grazie. L'accoglienza alle persone con disabilità, anche temporanea, secondo le associazioni, è quasi sempre garantita dalle strutture di lusso. L'attenzione va concentrata sugli alberghi da 3 stelle in giù.
un'attenzione che secondo noi deve crescere proprio sull'accoglienza delle persone con disabilità. Pensiamo a tutto il mondo degli atleti agonisti, ma pensiamo soprattutto al mondo dell'attività amatoriale, di chi pratica sport per passione. Nota dolente, sono ancora i trasporti. La metropolitana, se si rompe un montascale, e nella fermata in cui tu devi scendere rimani lì o devi andare nella fermata dopo. E succede spesso? Purtroppo capita. Attenzione, l'ascensore è un disabile che non riesce a scendere, è bloccato. Navi e traghetti o c'è la moquette a terra che rallenta lo spostamento, quindi impedisce il movimento in maniera sicura, o l'uscita nella terrazza all'esterno, e ci sono dei gradini molto alti, oppure mettono degli scivoli che sono talmente ripidi che non sono sicuri. Va meglio se si viaggia in aereo o in treno, mentre i pullman, dicono le associazioni, non sono quasi mai accessibili. Chi può quindi prende la macchina, ma pur avendo il contrassegno per i disabili, spesso non può parcheggiare né entrare nelle zone a traffico limitato. Se tutti i comuni aderissero alla banca dati nazionale dei contrassegni presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, questo problema sarebbe superato. E invece oggi quanti comuni aderiscono alla piattaforma? 260. Ma i comuni in Italia sono quasi 8.000. Nonostante la legge tuteli le persone con disabilità, spesso, spiegano le associazioni, le norme vengono ignorate e questo vuol dire non rispettare le persone. Per esempio, non ammettere o rifiutare l'ingresso dei cani guida nei ristoranti o sui mezzi di trasporto o nei luoghi di turismo, negli stabilimenti, significa non rifiutare un animale, tra l'altro dolcissimi, ma significa rifiutare la persona che sta dietro quell'animale, che si avvale degli occhi di quell'animale per poter camminare, per potersi muovere. Amico mio per sempre, ti ringrazierò.